Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questa parte andremo ad affrontare la Frost Cavern, che penso in italiano venga tradotta come caverna ghiacciata, immagino caverna congelata. La nostra squadra è questa: Goodra, Talonflame, Hawlucha, Noibat, Greninja di Ash e Pikachu, ok? Allora, la caverna gelata sarà piena di Pokémon di tipo ghiaccio, quindi non credo che voglia usare Goodra, ma direi di andare di Talonflame e di Hawlucha a dare supporto mentre continuiamo ad allenare il nostro Noibat grazie al condivido esperienza. Direi a questo punto di mettere proprio davanti a Hawlucha, anzi. Ecco fatto. Andiamo. Eccola qua, Frost Cavern. Io vi ricordo che in descrizione potete trovare la playlist con tutti gli episodi di Pokémon Fire Ash se vi interessano. Direi anche di mettere un repellentino perché so che qui non troviamo Pokémon nuovi. Li troveremo forse uno nel ultimo piano della grotta ghiacciata, della caverna ghiacciata o della caverna congelata. Mi direte nei commenti appunto qual è la traduzione corretta voi che avete seguito l'anime. Ecco fatto, qui mi sa che c'è uno strumento invisibile, esattamente, una Dusk Ball, e proseguiamo. Che abbiamo anche un'infermiera per curarci, perfetto. No, volevo quello strumento, torna qui, grazie. Ok, una squama cuore, utile per fare ricordare le mosse ai nostri Pokémon. Ok, mi ero già andato a curare i Pokémon, ma l'infermiera va sempre bene. Nothing is set in stone, niente è scolpito nella pietra, immagino voglia dire questo tizio. Questo gentleman Weston, combattiamolo. Nel frattempo ragazzi vi ricordo come al solito di mettere un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, contro Rotom è un po' tosta la cosa, lui è elettrospettro. Elettrospettro io manderei Goodra. Proprio lui, sì, anzi proprio lei, credo sia una femmina, sì. Ok, Thunderbolt viene ben retto e andrei poi di Oltraggio. Un altro Thunderbolt. Fortunatamente non ci ha paralizzati. Guardate quanto danno fa quel Rotom. A parte che ha fatto anche brutto colpo. Perfetto, Hawlucha a livello 41. Noibat a livello 28. Vorrebbe imparare. Cos'è questo Whirlwind? Sarebbe Turbine. Ma anche no, ma anche no. Non voglio avere quella mossa inutile nel mio party. Allora, qui si può salire? Si va al secondo piano, ok, allora aspettiamo. Prima andiamo a vedere questa zona qui. Con questo altro gentiluomo, Mental. Comanda in campo Crocodile, attenzione. Attenzione al Crocodile. Io direi di cambiare Pokémon e mandare Greninja qui. Ecco, pensavo di trovare Pokémon di tipo ghiaccio, invece sto trovando tutto fuorché Pokémon di tipo ghiaccio. Ok, ho usato Iperraggio, quindi ora morirà. Surf. Poi deve ricaricarsi e di nuovo surf. Perfetto. Livello 43 per Greninja, livello 29 per Noibat. Prendiamoci questo strumento che è una iperpozione. E qui si scende, si va nel secondo piano, ok. Continuiamo allora a stare sul primo piano, esploriamo per bene tutto già che ci siamo. Ecco fatto, ripassiamo di qui. Andiamo invece da questa parte per vedere cosa c'è. Non perderà contro di me questa ragazza. Questo è un dungeon relativamente complesso. Niente di particolarmente ostico, però anche perché avete un'infermiera proprio all'inizio. Però ecco, state attenti. Allora, lui è acciaio spettro, quindi sarebbe utile mandare in campo Talonflame. Doblade, evoluzione di Honedge. Iron Head viene retto benissimo. Andiamo poi di Flame Charge. Ah, una bella difesa, quel Doblade. Ah, Godo, perfetto. Ha firmato la sua condanna a morte. Andiamo di Flame Charge. Perfetto. E ancora Flame Charge. Perfetto. Hawlucha è salito a livello 42, abbiamo sconfitto anche questa allenatrice. Ora, dato che qui mi sa... No, non si va ancora giù, perfetto. Qui c'è uno strumento, magari no. Qui si va giù, ok. Andiamo a sfidare questo allenatore. Why are so many people in here? Effettivamente c'è un botto di gente in questa caverna congelata. Hai ragione, Alain.
Quindi Graveler. Andiamo con Brick Break, finalmente un Pokémon che Hawlucha può affrontare. Stealth Rock va bene, ancora Brick Break. Noi abbatte a livello 30, ottimo, altro Graveler. Lasciamo in campo Hawlucha e andiamo ancora di Brick Break. Tanto immagino che questi Graveler abbiano vigore, quindi comunque due colpi servirebbero. Ed infine Carbink, tipo roccia folletto forse? Usiamo Poison Jab? E infatti è normalmente efficace Poison Jab. Mi sa che sarà normalmente efficace anche Brick Break, infatti. Beh, andiamo comunque di Brick Break, che è stab, perlomeno facciamo più danno. Bello veloce comunque Carbink come Pokémon, eh? Più veloce di Hawlucha, con 4 livelli in meno. Perfetto, battuto. Ora si può proseguire di qui e andare a battere anche questo allenatore. No, non è un allenatore? Ah, ci dà una Icy Rock lui. Perfetto. Qui dentro da qualche parte è possibile anche far evolvere Eevee in Glaceon. Se volete farlo evolvere tramite livello, ma non ne trovo il motivo, dato che comunque si possono usare le pietre gelo. Comunque, iniziamo ad esplorare la parte più ad ovest della caverna. Quindi andiamo di qui e vediamo un po' cosa c'è. Allora, di là non c'è nulla. Andiamo su di qui. Proseguiamo da questa parte. Ok, non sono dei puzzle molto difficili questi con il ghiaccio, per ora almeno. Il repellente è finito, sì, mettiamone un altro. Altrimenti, ragazzi, sarebbe un casino esplorare con i Pokémon selvatici qui. Quello è un Karateka. Metterei davanti Talonflame per fargli fare un livellino. Tanto questo avrà Pokémon di tipo lotta. Gallade, sì, esattamente, tipo lotta psico. E si beccherà una bella acrobazia. Comunque come livelli siamo davvero perfetti, eh. Bello questo livellone di Talonflame, eh? Bellissimo. Ha fatto un livello anche il nostro Noibat. È al 31, piano piano sta salendo, eh. Piano piano stiamo riuscendo a tirarlo su. Ok, invece contro questo avventuriero io manderei Hawlucha. Salve. Ti sei perso, piccolo? No, non mi sono perso, fortunatamente. Delmon, che usa Relicant. Attenzione, acqua roccia, se non sbaglio. Quindi Brick Break dovrebbe essere super efficace, infatti. Ecco fatto. E tirato giù anche Relicant. Poi Rhydon, sì, cambiamo Pokémon. E contro Rhydon io manderei Kudra. E userei Aqua Tail. Dovrebbe essere super efficace per 4 e ucciderlo, se non fallisce. No, attenzione, resiste. La difesa di Rhydon è effettivamente bella alta. No, ha fallito. Dai, Kudra. E niente, ti meriti questa morte, non dovevi fallire. Non dovevi assolutamente fallire. Allora, andiamo di Talonflame. E andiamo di Flame Charge. Ah, non è vero, non è molto efficace perché non è tipo acciaio lui. Sono stupido. È solamente tipo roccia. Cambiamo Pokémon di nuovo e mandiamo Greninja. Stomp e andiamo di Water Pulse. Ok, Noibat continua a salire di livello. Vorrebbe imparare Super Fang. Non è male, eh. Super Fang non è male. Toglie metà degli HP del nemico. Io gli toglierei assorbimento. Perfetto. Qui sotto c'è uno strumento, prendiamocelo. Un repellente max, proprio quello che abbiamo appena usato. Poi vediamo un po' cosa c'è qui sopra. Un altro allenatore, sfidiamolo. Ma nel campo Prince. Ha chiamato il suo Pumpkaboo Prince. Questo tipo. Va bene, allora andrei di Xissar, anzi Acrobatics, super efficace, addio. Poi Mewile, tipo acciaio, lasciamo, anzi acciaio folletto, quindi Brick Break comunque si prende in danno normale, sì. Vai ancora di Brick Break,
Ah, speravo in un brutto colpo. Niente, anche Hawlucha ci lascia. Andiamo quindi di Talonflame. Piano piano i nostri Pokémon stanno venendo decimati. Però ci sta. Sono comunque allenatori relativamente forti questi. Hanno dei livelli giusti. Non siamo overlivellati, quindi ci sta perdere un po' di Pokémon. Allora, qui si va al terzo piano? Sì. Frozen Cavern, terzo piano. Volevo però scendere un attimo qui e vedere cosa c'era lì sotto. Forse da qui si arriva. Sì, perfetto. Ah, si esce. Si ritorna qui al primo piano. Perfetto, iniziamo ad avere un po' le idee chiare del posto. Andiamo già che ci siamo quindi a curarci dall'infermiera. Perfetto. E qui allora si prende quello strumento, immagino. Esattamente. Confidenza, eh? Confide. E si trova pure Yveltal, signori. Yveltal nella Frozen Cavern. Che dite, proviamo a catturarlo? Beh, io direi di sì, assolutamente. Allora, mettiamo avanti Pikachu. Tenteremo di paralizzarlo. Andremo a salvare. Ecco fatto. E dai, vediamo come va. Adesso riusciamo a prendere Yveltal. Guarda lì che bello, davvero figo. I due Pokémon leggendari di XY sono davvero belli, eh. A livello di design. Tanto tanto belli. Andiamo con Elettrococcola, paralizziamolo. Perfetto. Ah, Roost lui. Sarà tosta. Anche perché tra l'altro è a livello 45, non so se l'avete notato. Di livello parecchio alto. Allora, mandiamo un altro Pokémon. Magari qualcuno che possa resistere ai suoi attacchi. Bella, bella. Chi può essere? Boh, forse Goodra? Goodra magari può resistere un po'. Vediamo se riusciamo a prenderlo, eh. Allora, lui mi sa di Pokémon veloce. Quindi magari una Fast Ball potrebbe andare bene. Vediamo. Non penso sia un Pokémon particolarmente pesante, a dire la verità. Raga, si gode. Si gode. Preso il primo colpo. Pokémon distruzione. Pokémon tipo buio e volante. Perfetto, salviamo subito. Ecco fatto. Abbiamo preso quindi anche Yveltal, senza colpo ferire. E abbiamo tra l'altro ho esplorato anche la terza, quindi uscita del primo piano della Frost Cavern. Quindi ora siamo praticamente sicuri di dove si va avanti. Di qui abbiamo fatto tutto, torniamo su ed eccoci qui. Frost Cavern, secondo piano. Dobbiamo andare al terzo. Quindi passiamo da questa parte. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Il repellente è svanito. No, non ne metto un altro perché qui dentro potrebbe esserci un altro Pokémon nel terzo piano che dobbiamo prendere. Etere. Intanto ecco, volevo cambiare Pikachu dal primo posto, però non ho fatto tempo. Qui si può trovare Mamoswine, se vi interessa. Molto figo da prendere. Allora, io metterei davanti a questo punto Goodra, che deve salire un po' di livello. Qui, questa è la pietragelo, mi sa, dove potete far evolvere appunto il buon Eevee Inglesion. Ok, qui c'è un puzzle da fare, forse, ma nemmeno più di tanto. Anata wanani ga itsuyodezu ka? Voi avete capito cosa ha detto? Io no. La mitica Gabrielle. Allora, Goodra contro Medicham. Non è che è anche tipo fol... No, non è tipo folletto, lei è tipo psicolotta. Psicolotta, andiamo di oltraggio. Ah, la fa mega evolvere, cacchio. Fortunatamente è stato... Fortunatamente è stato vendetta dopo di noi. Ok, bella lì. Bella comunque la mega evoluzione di Medicham. Livello 42 per Goodra. E abbiamo sconfitto anche Gabrielle. Anata wakatta! Sì, esattamente. Come dice lei. Allora, qui torniamo giù e andiamo a sfidare questi due. Esattamente, no? Volevo andare nei Pokémon. Ecco qui. Lo facciamo con Goodra e Talonflame. Vai. Don't get in my way. Incazzatissimo questo.
E vedete che stiamo piano piano finendo la Frost Cavern. Vedete, all'inizio sembrava un po' complessa, ma in realtà con calma l'abbiamo fatta tutta. Allora, io andrei di Thunderball, non credo, no. Farei doppio focus. Farei doppio focus su Scrafty con acrobazia e... Perfetto, no, ok, pensavo morisse. Appunto, nel caso morisse, nel caso fosse morto, Aqua Tail sarebbe andato contro Grumpig. Però vabbè, abbiamo fatto bene a fare doppio focus. Attenzione! Power Gem mi ha shottato Talonflame. Cacchiarola. Allora, proviamo a mandare Noibat. Dai, proviamo a mandare Noibat. Vediamo come se la cava nella sua prima lotta. Ah, hanno altri Pokémon però loro, mannaggia. Io userei oltraggio allora. Iniziamo a farlo oltraggiare. Mentre andrei di acrobazia su Tron. Zenith Bat, che fortunatamente non è morto, ma morirà ora. Niente, Noibat non è ancora pronto per lottare, evidentemente. Allora, mandiamo Hawlucha. Andiamo di acrobazia su Tron. Così da tirarlo giù. E l'oltraggio finisce su Grumpig. Perfetto, già confuso, peccato. Allora, dato che sei confuso, beh, speriamo che non rimanga confuso e che usi Drago Pulsar. Però nel frattempo noi andiamo di Xissor. Tanto Drago Pulsar non colpirà nessuno, no? Gudra vorrebbe imparare Maledizione. No, non credo. Flying Press? Cos'è Flying Press? Una mossa nuova? C'è una mossa della sesta generazione? Mi sa di sì, perché è una mossa molto da sumo, molto da lottatore. Molto da lottatore, non sumo, da Luchadores. This move is fighting and flying type simultaneously. Sì, è evidentemente la sua mossa peculiare. Cosa faccio? Gliela insegno? 95% di precisione, però 100 di potenza. È figa, eh? Parecchio figa. Io gliela insegnerei, dai, mettiamogliela. È la sua mossa tipica. Mettiamogliela. Ok, abbiamo battuto anche questi due, quindi direi di andare un secondo a curarci, già che siamo qui. Ecco fatto. Altro Pokémon selvatico. Beh, giustamente non abbiamo messo il repellente. Ed esce un Eevee. Interessante Eevee. Qui, nella Frozen Cavern. Anzi, nella Frost Cavern. Continuo a confondermi. Allora, Snover. Nel frattempo, ragazzi, ditemi anche come avete passato il Capodanno, le feste. Ditemi, ditemi, perché questo video uscirà dopo, appunto, Capodanno. Io invece lo sto registrando un po' prima, perché ovviamente durante Capodanno e ultimo dell'anno non è che avrò molto tempo per registrare, quindi mi sto preparando dei video da far uscire poi nei giorni successivi. Qui troviamo una scizorite, ottimo. E per arrivare lì in fondo mi sa che basta... Fare così. Esattamente. Allora, qui sopra c'è qualcosa. Sì, c'è uno strumento. Uno zinco. Beh, volete lasciarlo lì? Io no. Vediamo se c'è il Pokémon che ci manca. No. Continuano ad uscire Eevee. Mannaggia l'Eevee. Qui abbiamo un'altra lotta in doppio, ma abbiamo anche un altro Pokémon selvatico. Ed eccolo! Bergmite, il Pokémon che ci manca. Andiamo subito a tirargli una Quick Ball. Come vedete ho fatto un bel po' di scorta. Perfetto, preso anche Bergmite. Dovrà catturarne un altro tecnicamente per farlo evolvere in Avalugh. Ice Chunk Pokémon. Ok, frammento di ghiaccio, immagino sia un pezzo di ghiaccio Pokémon. Allora, lotta in doppio di nuovo. Abbiamo un avventuriero e un karateka. Io metterei. Proverei a far combattere di nuovo Noibat, sinceramente. Deve iniziare a farsi le ossa. E lascerei Gud. No, no, Gudra però con Noibat non va bene. Mettiamo Hawlucha. Qualcuno di veloce che possa far fuori subito un Pokémon. Nothing will stop me. E questa è la fine della Frozen Cavern, della Frost Cavern, mi sa. Guardate che lì potrebbe esserci l'uscita. If I'm a trainer and I battle you when I see you, why I have not battled the black belt over there? Esattamente, questa no, non so se avete
capito la frase in inglese, ma l'ho detto: se io sono un allenatore e ti devo battere, devo lottare con te appena ti vedo, perché non ho sfidato allora il cintura nera che era di fronte a me, che stavo guardando? Misteri di Pokémon, ragazzi. Misteri di Pokémon. E parte la sfida con Kenji e Brent, ok. Probopass e Gurdur, due Pokémon tosti da affrontare, eh. Allora, andiamo di acrobazia su Gurdur. No, patrona, che posso fare molto contro questo Pokémon? Cambiamolo. E mandiamo Talonflame. Tanto l'esperienza se l'è presa. Ecco fatto, Gurdur viene one shottato, perfetto. Talonflame sale di livello. Attenzione! Che culo questo Probopass, mi ha fatto un male cane e in più va bene, mi ha pure paralizzato Talonflame. Andiamo di Flame Charge. Flying Press, ecco l'attacco di Hawlucha. Siamo riusciti a portare un doppio focus. Cioè, mi ha paralizzato tutti, ragazzi. Mi ha paralizzato tutti. Niente, Hawlucha è rimasto. Cioè, Talonflame è rimasto paralizzato. Quindi non può fare molto. E andiamo ancora di Flying Press e Flame Charge. Niente, paralizzato di nuovo. Flying Press fallisce. E è andata così. È andata così. Questo Probopass ha ucciso due dei miei Pokémon migliori. Ha avuto culo con le paralisi, eh? Cioè, mi ha paralizzato tutti. Allora, io manderei a questo punto Kudra. Anzi, Noibat. Proviamo con Noibat. Ah, giusto, devo mandarne due. E mandiamo a questo punto anche Kudra. Allora. Acrobazia, anche se non è molto efficace. E oltraggio. Ok, l'importante è tirarlo giù. Perfetto, nuova batta a livello 35 e si va. Ho fallito. Bene. By all logic, I should have fought the black belt. Sì, effettivamente da logica del Pokémon, dei giochi Pokémon, lui avrebbe dovuto combattere contro il cintura nera, lo stava letteralmente guardando. Comunque, usciamo dalla caverna e siamo alla fine del percorso 17. Ci sono altri due allenatori però, mi sa. Forse tu non sei un allenatore, eh? Ah, ce l'hai fatta ad attraversare la caverna? Ti meriti questo. E lui ci dà la glalititite. La glalitite, ok. La glalitite. E incontriamo un Mamoswine contro Noibat. Non conviene molto fare questa lotta. Noibat scappa. Scappa Noibat. Noibat non ti conviene fare questa lotta, scappa. Vattene, bravo. Allora, tu sei un'allenatrice, vero? I can't see anything out here. Giustamente non c'è nulla qui, quindi non è che non riesci a vedere nulla te, non c'è niente. Entra Rotom. Ok. Ok, Rotom. Andiamo con Bite. Sì, vabbè, ma che danno mi ha fatto? Minchia. Allora, io ho già tre dei miei Pokémon morti. Contro Rotom posso mandare solo Goodra. E posso usare oltraggio. Ecco qua, si prende un bel po' di danno con oltraggio. Peccato non essere riuscito a ucciderlo in un colpo. Ma va bene comunque, almeno il primo suo Pokémon è andato. Ne rimangono solo due. Allora, Cryogonal, si prende un altro oltraggio in faccia, vero? Sì. E Cryogonal va giù in un colpo. Perfetto. Udra si confonde, ma va bene così. Butterfree, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Greninja. Strano vedere un'allenatrice con Butterfree alla fine di Kalos. Molto strano, però apprezzato. Userei Geloraggio. Super efficace. E addio Butterfree. Una battaglia tosta, eh? Assolutamente. E siamo arrivati ad Anistar City. L'esplorazione di Anistar City la faremo però nel prossimo episodio.
Perché adesso noi andiamo a curarci Pokémon. Ecco fatto. E per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata fino alla fine. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere come avete passato le feste quest'anno tra Natale e Capodanno. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.